di avere una funzione f che sia continua su un intervallo AB. AB lo metto chiuso. In particolare, questo mi dice che f è integrabile secondo Riemann su AB. Quando ho parlato di integrabilità su intervallo, l'intervallo è sempre messo segno aperto. Perché mi serve la continuità sull'intervallo chiuso? Non è che mi serve per forza, però è più comodo, perché una funzione continua su intervallo chiuso ha massimo e minimo. Allora, se vi ricordate, una funzione per essere integrabile doveva essere o continua su tutto R e nulla fuori dell'intervallo. Per essere continua su intervallo AB, per essere integrabile su intervallo AB non mi basta continua, perché se poi mettessi intervallo semiaperto a destra, la funzione potrebbe andare a più infinito e non sarebbe limitata. Invece, se metto così, è sicuramente limitata, e quindi quando la moltiplico con la funzione caratteristica di AB, è una funzione continua tranne che in due punti, ma è anche limitata, e quindi è sicuramente integrabile sull'intervallo. Allora, noi cosa sappiamo? Noi sappiamo che l'integrale di f di x tra a e b, dopo discutiamo il discorso della notazione, l'ho sempre detto che l'avrei fatto, ma non l'ho ancora fatto, diciamo, perché l'integrale si indica così. Noi sappiamo che questo è uguale a f di b. Se preferite possiamo anche scriverlo come f grande di b meno f grande di b. Se vi ricordate, la funzione integrale del punto a da punto a sinistra l'avevamo messa a 0. Perché f di a vale 0. Inoltre sappiamo anche che f' di x è uguale a f piccolo di x per ogni x appartenente ad a b. Per il teorema fondamentale, la funzione è continua dappertutto, la funzione integrante. Quindi posso applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale dappertutto e ottengo questo. Sugli estremi non sarà vero. Sugli estremi sarà vero questo. Se andassimo a ripetere il ragionamento sugli estremi, verrebbe così. Per quale motivo? Perché la nostra funzione integrale in A valeva 0, allora se noi come noi l'abbiamo definita prima di A, allora la derivata a sinistra qua fa 0 e qua invece fa F di A, che F di A poteva non essere 0, perché io non ci ho scritto nessuna parte che f piccolo di h c'è a 0. Però se ripetessi il ragionamento sugli estremi otterrei questo. Cioè, sostanzialmente il discorso è vero su tutto l'intervallo, a patto che stiamo considerando tutto quanto solo sull'intervallo. Allora, questa osservazione, queste osservazioni ci fanno venire in mente, o hanno fatto venire in mente a chi l'ha fatto per primo, un modo, diciamo, molto comodo per calcolare l'integrale. Supponiamo
io trovo, diciamo, per comodità. Questo che sto per fare è una supposizione. E supponiamo di trovare una funzione g grande di x tale che g grande primo di x uguale f di x. Passa nella parte intera e g grande continua. La f grande era continua in AB, era sempre, era continua in tutto R, quindi era, era addirittura Lipschitz. Allora andiamo a guardare g grande, la funzione g grande meno f grande. Facciamo la derivata. Non possiamo scrivere, dobbiamo fare g grande meno f grande derivato calcolato in x. Questo è g grande primo di x meno f grande primo di x, e questo fa f piccolo di x meno f piccolo di x, che fa 0 per alt di x. Poi sappiamo anche che g grande meno f grande è continua su tutto AB chiuso. Quindi abbiamo una funzione che dal momento diciamo che ha derivata nulla e che continua su tutto l'intervallo. Io dico, diciamo, quindi per il teorema di Lagrange g grande meno, diciamo, esiste una costante c g grande meno f grande è costantemente uguale a c per ogni x appartenente ad f. Ho scritto per ogni x e non scritto c. Quindi in buona sostanza se g' di x uguale a f di x, abbiamo trovato che g grande di x è uguale a f grande di x più c. E questo ripeto, per ogni x in tutto l'intervallo. C'era anche l'ipotesi che g grande fosse 1. Questa qui non esiste in questa maniera. Allora, se cancelliamo un attimo qui, se io adesso vado a fare g grande di b meno g grande di a, questo quanto fa? Fa f grande di b più la costante che abbiamo chiamato c meno f grande di a più la costante che abbiamo sempre chiamato c. Adesso andiamo a fare la differenza, questo fa f grande di b meno f grande di a, e cioè fa integrale tra a e b di f piccolo di x.
Quindi questo teorema che mi dice? Questa osservazione che mi dice? Mi dice che se io riesco a trovare una funzione con queste, che soddisfa queste due ipotesi, per fare l'integrale di f tra a e b semplicemente basta fare il generale di b meno generale. Questo è il procedimento che voi chiamate integrale indefinito, e poi la una funzione che faccia questo si chiama primitiva della f piccolo. Quindi io devo trovare una primitiva della f piccolo, una volta che l'ho trovata una primitiva della f piccolo, questa risulta uguale alla funzione integrale più una costante. Quando vado a valutarla in b meno diciamo il valore della funzione in a, le costanti si elidono e mi viene fuori che g di b meno g di a è esattamente il valore dell'integrale di f piccolo da f. Quindi questo procedimento cosa mi consente di fare? Mi consente di aggirare il problema di calcolare direttamente l'integrale. Per calcolare direttamente l'integrale io risolvo un altro problema, cioè trovare una funzione che mi dia la derivata per derivata f di. E poi nel momento in cui e questo problema lo chiamerò problema dell'integrale indefinito. Quindi il problema dell'integrale indefinito sarà trovare una funzione derivabile la cui derivata faccia f. Naturalmente, a che mi serve questo? Mi servirà a poter calcolare l'integrale tra a e b. Se devo calcolare l'integrale tra a e b di f piccolo di x e se ho a disposizione una primitiva di f piccolo, a quel punto basta semplicemente prendere la primitiva, calcolarla in b, calcolarla in a e fare la differenza. Facciamo un esempio e poi dobbiamo fare una annotazione importante. Esempio, se devo fare l'integrale tra 0 e 1 di x in dx, io faccio quello che si chiama integrale indefinito di x in dx, cioè la ricerca di una primitiva. Allora, se quando scrivo così cosa intendo dire? Intendo dire che una primitiva di x è x quadro mezzo. Questo lo so perché un integrale elementare basta derivare x quadro, fa 2x, x quadro mezzi deriva alfa x. Quindi x quadro mezzi è una primitiva. Per il discorso che ho fatto prima, un'altra primitiva, se io prendo due primitive, allora il teorema fondamentale del calcolo integrale ci dice che la funzione integrale è una primitiva. Se la f piccola è continua dappertutto, la funzione integrale è una primitiva. Noi abbiamo visto che una qualunque primitiva è la funzione integrale più una costante, quindi anche tra due primitive la differenza sarà sempre una co, quindi tutte le primitive differiscono a meno di una costante. Allora una volta che ne trovate una, per trovarle tutte basta aggiungere quella che si chiama nell'integrale indefinito la costante arbitraria. Chiaro? Quindi quando scrivo così non sto parlando di integrale. Sto dicendo soltanto che le funzioni che mi danno per derivata la x sono x quadro mezzi più una costante più. Quello è l'insieme delle primitive. Non sto parlando di integrale definita. Adesso, tramite il teorema fondamentale del calcolo integrale, se voglio calcolare l'integrale da 0 a 1, prendo una qualunque primitiva. Allora, per semplicità, prendo la più semplice, quella con la costante uguale a 0, tanto la costante si eviterebbe. Poi scrivo tra 0 e 1, che significa che devo fare il valore diciamo di questa funzione calcolato in 1, cioè un mezzo, meno il valore di questa funzione in 0 che vale 0, e quindi viene un mezzo. Quindi l'integrale di x fa un mezzo, che era, se vi ricordate, il primo integrale che avevamo fatto.
se lo devo fare con la funzione x quadro, allora siccome integrale di x quadro in dx è uguale a x cubo terzi più costante, questa è x cubo terzi valutato tra 1 e 0, allora viene 1 terzo meno 0. Quindi quei due integrali che abbiamo fatto con tanta fatica in più di mezz'ora di esempio, in realtà si calcolano in 4 minuti secondi, semplicemente scrivendo che una primitiva di x è x quadro mezzo, una primitiva di x quadro è x cubo terzo, allora valutata tra 1 e 0. Per esempio, a questo punto, se io questo lo voglio fare non tra 1 e 0, ma tra 3 e 4, qua mi viene 8 meno 9 mezzi, 7, 16 meno 9, sì, 7 mezzi. Se questo lo voglio fare invece che tra 0 e 1, tra 0 e 3, allora qua mi viene, quindi come vedete questo metodo è potente, perché una volta che ho individuato una primitiva di una funzione mi basta usare quella primitiva, posso cambiare l'intervallo come mi pare e diciamo tutta la difficoltà del calcolo del mio integrale corrisponderà alla difficoltà del calcolo della valutazione del valutare una funzione in 1, calcolare il valore della funzione in 2 punti. Tutto qua. Ho una notazione importante. State attenti che tutto quello che abbiamo detto vale su intervalli, cioè su insiemi connessi o convessi, in R la stessa cosa, cioè non vale, può non valere se c'è un punto dove le cose non funzionano in mezzo. L'esempio è quello. L'esempio fondamentale . Cerchiamo una primitiva della funzione 1 su x. Chi è una primitiva della funzione 1 su x? Allora, questo discorso vale quando la x è maggiore di 0. Ma se la x è minore di 0, c'è una primitiva? Beh, la funzione c'è, integranda. Per esempio, se io prendo la funzione 1 su x per x minore di 0, allora prendo per esempio a, lo prendo meno 2 e faccio l'integrale tra meno 2 e x di f piccolo di t in dt, questo per ogni x minore di 0, cioè
se x è maggiore di meno 2, questo intende l'integrale da meno 2 a x. Se x è minore di meno 2, è meno l'integrale tra x e meno 2. Questa qui è la funzione integrale. Si può fare la funzione integrale? Sì. L'intervallo x meno 2, se x è minore di meno 2, o meno 2x, sta comunque contenuto nell'insieme di continuità della funzione. Allora, la funzione integrale per definizione è una prima, per definizione, siccome l'abbiamo dimostrato, il teorema fondamentale è il calcolo integrale, è una primitiva. Quindi la derivata di questa, se qua ci metto 1 su t, la derivata di questa fa 1 su x. E chi è sta primitiva? Allora, in questo caso si potrà calcolare, vedremo, non sempre si potrà calcolare, però in questo caso chi è la primitiva? Io dico che questa primitiva è logaritmo di meno x. Qua mettiamoci c1 e qua mettiamoci c2. Perché logaritmo di meno x? Provate a fare la allora, questa funzione dov'è definita? Per x? E questa? È definita, ma per x minore di 0, perché se x è minore di 0, meno x è positivo, il logaritmo si può fare. E quando fa la derivata del logaritmo di meno x? Allora, f grande primo di x fa 1 su meno x per la derivata di meno x che fa meno 1. Quindi meno e meno diventa più, fa 1 su x. Quindi questa è una primitiva, e allora le altre primitive differiscono almeno di una coppia. Su molti libri trovate scritto che l'integrale per compendio, trovate scritto che l'integrale di 1 su x in dx, cioè la primitiva di 1 su x in dx, è il logaritmo del valore assoluto di x più costante. Quando trovate scritto così sul libro, questa scrittura intende essere un riassunto di questo e di questo. E chiaramente se metti il valore assoluto di x, questo è uguale a x quando x è positivo e a meno x quando x è negativo. Perfetto, fino a un certo punto. Perché non potete mai applicare quel discorso sull'intervallo per esempio meno 2, 3. Adesso se io dico integrale tra meno 2 e 3 1 su x in dx è uguale al logaritmo del valore assoluto di x calcolato da meno 2 e 3, cioè logaritmo di 3 meno logaritmo 2, sto facendo un errore grave. Questo integrale qua, questo integrale qua non riusciremo a dare un senso, non esiste neanche un senso in proprio, può esistere solo un senso molto particolare che è integrale in valore principale, ma in quel caso farebbe quello normale. Sì, ma esiste di là e di qua e in mezzo ci sta zero. A zero la funzione integrale non c'è sta. È chiaro? Questa funzione qua a 0 va a infinito. Però se l'intervallo era 1, 3, l'intervallo era 1, 3 andava tutto bene. Se l'intervallo era meno 3, meno 2 andava benissimo. L'importante è che l'intervallo non sta a cavallo di 0. Allora il libro qua non vuole suggerirti che questa è la primitiva su tutto R, no. Tanto è vero che qua le costanti io le potrei cambiare. Se qua prendo la costante 3 e qua prendo la costante 5, la derivata di questo fa 1 su x, la derivata di questo fa 1 su x. Quindi le due costanti sono indipendenti. Proprio, vi ricordate la funzione arcotangente di x più arcotangente di 1 su x? La derivata faceva sempre 0, ma la funzione faceva meno pi greco mezzi di qua e pi greco mezzi dall'altra parte. Quindi qui io la mia funzione
le due costanti sono indipendenti. Allora se cambiassi i costanti qua, allora a destra di 0 ci metto una costante, a destra, a sinistra di 0 ci metto un'altra costante, allora qua le costanti non si ridono più. Da una parte c'ho C1, dall'altra parte c'ho C2. Allora qua mi verrebbe, potrei cambiare il valore dell'integrale. Già questo mi dice che qualche cosa non va. Qualcosa che non va lo vedremo meglio in seguito. Cioè, a questo integrale qui non si può dare nessun senso. Questo qua non esiste. Quello devo separare i due integrali. Andiamo a separare in due integrali, vedremo che uno diverge anche in senso improprio, uno diverge positivamente, fa più infinito, l'altro diverge negativamente, fa meno infinito. Dopodiché noi la somma di più infinito e meno infinito abbiamo sempre detto che non si può fare neanche in senso generalizzato. È chiaro? Se invece uno divergesse e l'altro, che ne so, convergesse a 3, potremmo sempre dire l'integrale è divergente positivamente, in senso improprio. Quindi attenzione, tutto quanto funziona finché stiamo ragionando su un insieme connesso. Comunque, con questo caveat, allora, in latino è caveat, in italiano è? Attenzione, in inglese come diremmo? Warning. Tedesco? Achtung. In russo Vnimania o Astaroce, in napoletano sarò. Allora, a parte questa diciamo cosa, noi adesso abbiamo un programma preciso davanti. Integrale indefinito. Si chiama calcolo dell'integrale indefinito, la ricerca su un insieme connesso di una primitiva di una funzione f piccolo continua, la funzione integrale. Normalmente la f piccolo si prende continua, si potrebbe anche prendere, non è detto che si debba prendere continua. Vi ricordate quando prendevo la funzione, se io prendo la funzione, per esempio la funzione caratteristica di 0, 1, la funzione integrale viene 0, poi viene x fino a 1 e poi viene di nuovo 1, comunque è. Però normalmente, siccome noi, se prendo una funzione f piccolo continua su un insieme connesso, qualunque intervallo andrò a considerare là dentro, sono soddisfatte tutte le cose e i teoremi che abbiamo visto prima. Quindi, se io trovo una primitiva di questa funzione, quindi intanto la funzione integrabile secondo Riemann su qualunque intervallo contenuto nell'insieme connesso, e poi semplicemente se trovo una primitiva là sopra, per trovare l'integrale definito tra A e B basterà fare una primitiva calcolata in B meno la primitiva calcolata. Quindi adesso, alla luce di questo discorso, prima cosa credo che dovrebbe apparire chiaro perché io ho sottolineato il discorso che nel teorema fondamentale il calcolo integrale
non avevo assolutamente nominato la parola primitivo. Perché il teorema fondamentale del calcolo integrale mi dice che la funzione integrale, cioè una funzione che posso costruire, è una primitiva. Se io ti chiedo che dice il teorema fondamentale del calcolo integrale, mi dice che la derivata della primitiva è la funzione integrale. Primitiva che significa? Cioè f grande tale che f grande primo uguale f. La definizione di primitiva è che la derivata della funzione primitiva è la funzione, quindi mi state dicendo una tautologia. E io non sono contento quando uno mi dice una tautologia. Chiaro? Quindi il teorema fondamentale del calcolo integrale dice che la derivata della, se la f piccola è continua, la derivata della funzione integrale è la funzione integrata, quindi sostanzialmente dice che la funzione integrale è una primitiva. Poi, se volete calcolare l'integrale tra a e b, dice non prendete per forza la funzione integrale, perché la dovreste costruire con gli integrali, ma pigliate una qualunque primitiva e va bene. Una primitiva, tanto differiscono tutte quante a meno di una costante. Cioè, se avete trovato una primitiva, avete trovato la funzione integrale a meno di una costante, allora fate la differenza e sta a posto. Però, l'insieme deve essere connesso. Abbiamo visto una funzione che dà per derivata sempre 1 su x è la funzione logaritmo del valore assoluto di x, ma questa funzione non posso usarla come al posto della funzione integrale tra meno 2 e 3, perché la funzione integrale tra meno 2 e 3 non ci sta, ci sta solo tra meno 2, tra meno 3 e meno 2 sì, tra meno 3 e meno 1 sì, ma quando arriva a 0 no. Ok? Invece il programma d'ora in poi è chiaro. Il programma è, cominciamo a farci un po' a calcolarci un po' di primitive, perché più primitive conosco, più funzioni so integrare. Ecco, questo programma è bellissimo, ma non è di altrettanto facile attuazione come quello delle derivate. Le derivate, cosa dicevo? Io so, conosco la derivata di una tabella di funzioni, quindi col teorema di derivazione della funzione del prodotto, per esempio, del rapporto, della funzione composta, posso derivare tutte le funzioni che sono prodotti, rapporti, somme, differenze e funzioni composte di funzioni derivate. Ok? Applico le formule e viene tutto. Stavolta la cosa è un po' più difficile. Per quale motivo? I motivi sono due. Prima di tutto le formule non saranno altrettanto facili. Il secondo motivo è che non sempre le cose funzionano. Allora, prendiamo questa funzione qua. F piccolo di x uguale e alla meno x quadrata. Questa è una funzione continua su tutto R. Allora, chiamiamo f grande di x uguale all'integrale tra 0 e x e alla meno t quadro in dt. Questa è la funzione integrale partendo da 0. Ok? Questa è ben definita per ogni x appartenente. Noi sappiamo che f, per il teorema fondamentale il calcolo integrale f grande primo è uguale a f1 è uguale a e alla meno x quadrata. La domanda è f grande di x come si scrive? La risposta è non si scrive, nel senso, adesso questa cosa non la dimostriamo, non è che stiamo perdendo a dimostrare. Però, che significa non si scrive? Non che la funzione non esiste, la funzione esiste. Quella è continua e integrabile secondo limite. Integrabile secondo limite su ogni intervallo, quindi questa funzione c'è. È chiaro? Il problema è che non è nessuna delle funzioni che abbiamo già incontrato. Dice, vabbè, grazie, non sarà in una tabella, sarà qualche funzione composta di funzioni che abbiamo già incontrato. No.
cioè si può dimostrare che questa non si può scrivere per mezzo di funzioni elementari. Ci sono le funzioni elementari, sono le funzioni polinò, funzioni razionali, cioè rapporti di polinò, funzioni di trigonometrie, sono tutte le funzioni delle tabelle che abbiamo visto, esponenziali, funzioni inverse delle funzioni esponenziali e quant'altro. Quindi se noi usiamo quelle funzioni lì, questa qua non si scrive. Non si scrive proprio. La, una primitiva di quella non si scrive. E alla meno squadra si può scrivere. E alla meno squadra. E già è l'esponenziale di meno squadra. Non si può trovare una primitiva. Non si può scrivere per mezzo di funzioni elementari. La primitiva è questa. Una primitiva è questa. Le altre primitive differiscono almeno in una costante. E allora come si fa? Allora si fa in verità, voi che avete fatto quando avete incontrato per la prima volta la funzione sin? La conoscevate prima? No. Quindi l'avete dovuta definire. E quando l'avete definita la conoscevate meglio di prima? No. Semplicemente la conoscevate meglio di prima perché avete cominciato a dire la funzione seno fa più o meno il grafico fa così, la funzione seno ha delle altre proprietà, e il seno della somma eccetera eccetera, tutte le proprietà della funzione seno. Ma non è che voi siete in grado di calcolare la funzione seno dando me la funzione seno, siete in grado di calcolarla in quanto esiste un tastino sulla calcolatrice o in quanto sapete adesso magari con avendo fatto analisi 1 sapete delle approssimazioni della funzione seno, cioè sapete che se x è abbastanza piccolo il radiante seno di x è x meno cubo sesto più eccetera eccetera più del resto espresso in un certo modo. Ora questa funzione qua non ha un nome, il problema è questo, che non ha un nome, cioè, ma non è che non esiste, esiste benissimo, chiaro? Allora, per esempio, qualcuno a questa funzione qua dà un nome. E non mi ricordo se è l'integrale di la meno squadra o di la meno squadra o mezzo, una primitiva di una delle due, la chiama funzione degli errori. F, ci sta su qualche calcolatrice, F di X. Ok? Se le dai un nome, allora la puoi scrivere. È semplicemente una funzione che non avete incontrato prima, questa F grande, non l'avete incontrata prima e non la potete scrivere usando le funzioni che avete incontrato prima. Tutto qua. Ma esiste benissimo. È chiaro? Quando, per cui se io chiedo la funzione E alla meno squadra è integrabile e lo studente mi dice no, io salto sulla sedia. Perché è integrabile. Ah no, non si può fare. Dice, ma non si può fare in che senso? Che non è integrabile? Another nail in the coffin. Un altro chiodo che chiude la barra. Allora, vi sto avvisando prima, no? Uomo avvisato, mezzo salvato. Allora, questa, diciamo, non si può scrivere per mezzo di funzioni elementari, ma esiste benissimo. Quella che non si può integrare secondo Riemann è la funzione di Dirichlet, quella che abbiamo visto l'altro giorno, quella non è integrabile secondo Riemann. Capito? Si vengono a confondere, si vengono a cortocircuitare concetti diversi. La non integrabilità secondo Riemann significa che quando approssima da sopra e da sotto l'approssimazione non viene uguale. Invece questa qui è continua, tutte le funzioni continue sono integrabili secondo Riemann su un intervallo. E quindi va benissimo, il problema è che non sappiamo come scriverla. E se non sappiamo come scriverla ci sarà qualche tabella, qualcuno che si sarà premurato di darle un nome o di tabularla sta funzione, no? Infatti siccome sta funzione ti serve in probabilità, quando vai a fare, cioè prima non la sapevo fare, poi ho fatto il corso di probabilità, l'ho trovata in fondo tabulata in fondo al libro di probabilità e mo la so fare. Chiaro? Tabularla significa mettere dei valori, no? F di 1 sarà uguale a F, se ci metto i 4 mezzi,
coinvolgimento di quadro, l'integrale in totale veniva radice di pi greco. Quindi tra 0 e 1 vabbè c'era un certo valore. Non fatemi fare il calcolo. Ah, vedi? Allora, tu hai impostato questi tra 0 e 1, giusto? No, tra 0 e x, giusto? D è la meno t quadro. Quindi dice un mezzo F. E allora f di x è quella con pi greco meno, t quadro mezzo. Vedete? Questa, se volete, è la definizione di f. Quant'è f di x? È 2 sulla radice di pi greco. Ah, vedi che c'è la conferma che quello che dico non sono fesserie, no? Quindi significa che quando volete calcolare questa funzione dovrete trovare un tastino della calcolatrice che vi dice f di x, poi calcolate f di x, moltiplicate, che è radice pi greco. Vedete perché? È chiaro adesso? Beh, adesso andiamo a implementare questo programma, cioè la ricerca delle primitive. Cominciamo allora, facciamo così: qua ci scriviamo la funzione f piccola e qua ci scriviamo la funzione f grande, stavolta nel senso di una primitiva. Allora qua ci metto x alla n appartenente a n unito a 0. Qua che ci devo mettere dall'altra parte? Quando scriviamo l'insieme delle primitive ci dobbiamo sempre mettere la solita costante rp, quindi una, le primitive di x sono x quadro mezzo più c, le primitive di x quadro sono x cubo terzo più c, la primitiva di una costante, la primitiva di 1 è x più c. Semplicemente questa è una tabella che si ottiene dalla tabella delle derivate, semplicemente dalla tabella delle derivate delle contrarie. Per controllo derivate queste deve fare queste. Poi proviamo x alla alfa, alfa appartenente a r, alfa diverso da meno 1 e qua x maggiore di 0. Qua avete x alla alfa più 1. Qua devo mettere x maggiore di 0 per due motivi. Primo motivo, perché questa è definita tramite le funzioni esponenziali e quindi comunque si poteva fare la potenza alfesima solo delle x maggiore di 0 in molti casi. In certi casi si può fare anche per x negativo, per esempio x alla meno 3, ma in quel caso la primitiva è sempre la stessa, quindi sarebbe sempre la stessa anche dall'altra parte, però tenete conto che ci sta 0 in mezzo, x alla meno 3 in 0 non è definito, quindi insomma nell'altro caso dovete separare x maggiore di 0 e x minore di 0, anche se qua le primitive sono sempre le stesse. Poi andiamo su qualche altra funzione semplice. E alla x, e alla x, la derivata di alla x faceva alla x, una primitiva di alla x fa alla x. Poi coseno di x, seno di x, seno di x
E qua mi fermo perché se schio tangente, sì, sarà, poi alla fine vedremo il tema di, però dobbiamo prima vedere il tema di reazione alla funzione composta. E il tema di integrazione, diciamo, di cambiamento di variabile in intero. Seno su coseno sarà la derivata di logaritmo di coseno, o per meglio dire, sì, la derivata di logaritmo di coseno. Quando però sto logaritmo di coseno si può fare, bisogna tenere conto dei, diciamo, se il coseno è maggiore, sì, se il coseno è maggiore di 0. Se il coseno è maggiore di 0, la derivata del logaritmo di coseno è 1 sul coseno per la derivata di coseno che è meno 6, quindi scusate, meno logaritmo di coseno. Però, come vedete, non c'è un, diciamo, una cosa immediata, una formula che ci dice una primitiva del rapporto è, no, dovremo applicare un teorema un pochino più complicato. In questo caso dovremo applicare, allora andiamo a fare quelle che, diciamo, si possono fare facilmente. Se io scrivo qua 1 sul coseno quadro di x, beh, qua ci posso scrivere tangente x, il costante. Ecco, però facciamo questa che è facile, perché semplicemente noi cosa stiamo facendo? Stiamo leggendo la tabella delle derivate a contratto e aggiungendo la costante arbitraria. Quando scrivo questa, la posso applicare tra 1 e 5? No. Perché no? Allora, l'integrale tra 1 e 5 di tangente di 1 su cos quadro è improprio. E come integrale improprio vedremo che farà più infinito. 1 su cos quadro a pi greco mezzi se va infinito. Poi potrebbe anche essere che se ne va infinito, ma questo integrale in un certo senso viene finito, ma non è così. Per esempio, se faccio, scusate, se lo faccio a pi greco mezzi meno epsilon, questo quanto viene? Verrà la tangente di pi greco mezzi meno epsilon meno la tangente di 1 meno la tangente di 1. Adesso se faccio tendere epsilon a 0, questo se ne va più infinito. Ma vuol dire che già quest'area qua, quando mi avvicino a pi greco mezzi, sarà infinito. E allora se lo faccio tra 1 e 5, ma come può essere quell'area là di meno di prima? Però dice, ma se io guardo tangente, tangente 5, meno tangente cosa poteva fare? Si può fare, ma deve stare, cioè vale in quante lingue, l'ho detto, italiano, tedesco, inglese, russo, latino e napoletano. State attenti, questa vale su tutti gli intervalli del tipo meno pi greco mezzi, pi greco mezzi o i loro traslati, ma non, non posso andare da un intervallino su un altro intervallino. Su ogni intervallino vale, ma su quando vado a cavallo tra due intervalli limitrofi già non vale più. Chiaro? Se no, e non perdevo tempo, se non era importante quello dal punto di vista applicativo, cioè io perdo tempo su due cose, le cose che servono per fissare dei concetti, dei parametri, dei paletti fondamentali che servono per fissare i concetti, e a maggior ragione su quei paletti che poi ritroviamo nelle applicazioni. Qui
quindi potete star certi che se ci perdo tempo, prima o poi servirà. E come discorso l'abbiamo fatto all'inizio dell'anno, mo torna tutto, il fucile appeso alla parete, non inquadrano se nel film non sparerà. Ok. Va bene, allora poi ci abbiamo coseno iperbolico di x, seno iperbolico di x, poi abbiamo seno iperbolico di x, coseno iperbolico di x, e così. Cioè tutte le tabelle derivate che abbiamo fatto, lette al contrario, sempre più costante arbitrario. Cioè, ogni derivata che abbiamo fatto, letta al contrario, mi dà le primitive, aggiungendo la costante arbitraria, mi dà tutte le primitive di una certa funzione continua. Ma rimane il problema come integrare le funzioni che non stanno in questa tabella. Allora, una prima cosa che è molto facile da dimostrare è che si può utilizzare per integrare le funzioni che non compaiono in quella tabella, è quello che si chiama il teorema di integrazione per parti. Poi dobbiamo sempre discutere il fatto della notazione. Facciamo prima il teorema di integrazione per parti. Abbiamo f grande, g grande di classe c1. Allora, come si fa la derivata del prodotto? Allora, la derivata di f grande la diamo fv e la derivata di g grande la chiamo g piccolo. Allora, la derivata del prodotto si fa calcolata in x, si fa fb, la derivata della prima per la seconda non derivata, più la prima per la seconda non derivata. Ok? La derivata della prima per la seconda più la derivata della seconda per la prima. A questo punto io posso prendere questa semplice uguaglianza e integrarla tra A e B. Beh, l'unica cosa che posso aggiungere è che di questa conoscevo una primitiva, la primitiva era f per g. F per g x valutato tra i, cioè f di b g di b meno f grado di a g di f. Ora dx, puoi aspettare giusto 5 minuti. Okay. Allora, questa stessa formula la posso riscrivere come integrale tra a e b di f piccolo di x g grande di x in dx uguale f grande, possiamo anche scriverlo così, è la stessa cosa, da b e da a meno l'integrale tra a e b di f grande
questa è semplicemente un'applicazione di quello che già conosciamo. Ora, tutto quello che avete fatto anche al liceo, fattore finito, fattore differenziale, non sono altro che modi per ricordarsi questa cosa. A tutti questi modi si può dare anche una veste rigorosa, per carità, però più spesso non viene data una veste rigorosa, quindi certe volte uno va a dire cose diciamo che poi possono avere un significato errato, però insomma alla fine sostanzialmente sta cercando di ricordarsi questa cosa. Trovate un modo, quello che sia, per ricordarvi la formula. Allora, partiamo dal fatto che se non mi ricordo la formula, me la vogliono ricavare, ci vogliono 30 secondi. Basta scrivere che la derivata del prodotto si fa in quel modo, me lo ricorderò sempre. Quindi, scrivendo, integrando, portando dall'altra parte, ci vogliono 30 secondi. Se le prime volte la formula non si è stabilizzata in mente, adesso è chiaro che io sto operando con quattro funzioni che accoppia una della derivata di l'altra. Noi abbiamo scritto f piccola derivata di f grande e g piccola derivata di g grande. Allora, come vedete, qua sto integrando una funzione che è la derivata per un'altra che non è la derivata, è la primitiva. Allora, l'integrale di una derivata per una primitiva è uguale. Per f piccolo faccio una primitiva e poi devo valutare in a e b, meno l'integrale dove la f piccola è diventata f grande, la g grande è diventata g piccola. Io per esempio, per ricordarmelo, uso dire che una sale è una, qua la f piccola sale, cioè sto cercando la primitiva e devo fare la valutazione della b, meno in quest'altro pezzo, cioè una sale e l'altra scende. Posso dirvelo in altri 47 modi diversi, ma non sono altro che cose mnemoniche, cioè tutti i mnemonici per cercare di ricordarsi. Ripeti, in modo più semplice ricordarsi, porti questo dall'altra parte e ti accorgi che quello che sta sotto l'integrale è la derivata di quello che sta sotto. Ok? La stessa cosa vale anche per l'integrale indefinito. Cioè io posso scrivere che integrale di f piccolo per g grande dx è uguale a f grande g grande meno integrale di f grande g piccolo in dx. Qua la cosa interessante è che non servono costanti arbitrarie. Per quale motivo? Perché in questa primitiva c'è una costante arbitraria, in questa, diciamo, in questo integrale definito qui avrò un'altra costante arbitraria e quindi diciamo non mi servono a destra due costanti arbitrarie, cioè non mi serve qua scrivere f grande e g grande più una costante arbitraria, perché avrei semplicemente la somma di due costanti arbitrarie che non è altro che una nuova costante arbitraria. Quindi alla fine il modo più semplice di ricordarsi la formula di integrazione per parti è questo qua. È chiaro che poi ci dovete mettere a, cioè dovete fare tra A e B, significa semplicemente fare l'integrale o valutare. Facciamo un paio di applicazioni di questo teorema, di questa formula di integrazione per parti, che potremmo riscriverla come teorema, ma insomma non siamo così. Allora, per esempio, se dobbiamo fare integrale del logaritmo di x tra 1 e 2, allora, io vorrei fare questa cosa, però non conosco direttamente una funzione che sia che la cui derivata sia uguale al logaritmo di x. Allora questa qui, la mia funzione la scrivo come se fosse 1 per logaritmo di x. Allora, prima integro 1 e mi viene x per logaritmo di x. Vedete, questa è f grande, questa è f piccolo, questa è g grande, e questo lo devo valutare tra 2 e 1, meno integrale tra 1 e 2
adesso che cosa devo fare? Qua ci devo mettere x, qua ci devo mettere la derivata dell'ogaritmo x che fa 1 su x. Quindi qua mi viene x logaritmo di x meno x fratto x fa 1, la prima derivata di 1 è x, valutato tra, quindi mi viene 2 logaritmo di 2 meno 2 meno 1 logaritmo di 1 fa 0 meno meno 1 fa 2. Più in generale, se lo voglio fare in forma indefinita, integrale del logaritmo di x di x fa x, allo stesso modo, x logaritmo x meno l'integrale di x fa per 1 su x di x, quindi viene x logaritmo x meno x. Fate attenzione però che questa formula vale sempre fuori di 0. In questo caso in realtà si potrebbe far valere fino a 0, perché quell'integrale in senso improprio da 0 a 1 per esempio viene finito. Però voi, per non, come dire, per non sapere né leggere né scrivere, qua la funzione integrando è definita x positivo oppure è definita per x diverso da 0 se ci mettessi il valore assoluto, no? Sarebbe definita per x diverso da 0, allora fate un ragionamento a destra di 0, un altro ragionamento a sinistra di 0, poi se le quantità vengono finite, eccetera, poi fate la sua. Tanto queste cose le ripeteremo quando faremo gli integrali. Qua la cosa è banale, la funzione integrale è definita solo per x positivo, quindi questa formula in questo caso va applicata solo per x, così. Facciamo un altro esempio, andiamo a fare l'integrale dell'arco tangente anche in questo caso io non conosco nessuna funzione che è derivata di arco tangente e in questo caso me la cavo in modo simile al prima, cioè l'arco tangente la riguardo come 1 per arco tangente, quindi integro 1 mi viene x arco tangente x meno, devo fare l'integrale di questa, la devo integrare e questa la devo derivare, ma quando integro 1 mi viene x, quando derivo l'altra mi viene 1 più x quadro quindi x. Oh, la cosa è qui, io qua ci posso mettere una primitiva qualunque, quindi ovviamente scelgo quella con la costante uguale a 0 perché diventa semplice. Poi, qua potrei metterci anche x più 1, però se ci metto x più 1 qua devo mettere x più 1 qua. E poi diciamo certe volte può convenire mettere x più, poi vedremo qua. Per esempio se io dovessi, vabbè, finiamo questo integrale qua, adesso questo fa x arco tangente di x meno, beh, qui diciamo anche senza aver fatto il teorema di cambiamento di variabile, ve lo dico, il risultato fa un mezzo logaritmo di 1 più x quadro. Questo si può controllare perché basta fare la derivata di questo pezzo e deve fare x fratto 1 più x quadro. Ma infatti la derivata logaritmo di 1 più x quadro fa 1 fratto 1 più x quadro per la derivata di 1 più x quadro che fa 2x. Siccome c'è un mezzo davanti, 2 e 2 si semplifica e quindi quando derivo questo pezzo mi viene esattamente quello che stava adesso. Quindi in qualche modo riusciamo a intuire che l'integrale, diciamo una primitiva di quella funzione lì, è questa funzione qui più la solita costante arbi, e va bene. Allora dicevo, supponete di dover fare questo integrale qua, devo fare l'integrale del logaritmo di x più 1 in dx tra 2 e 3. Me la posso cavare con un cambiamento di variabile, però ancora non l'abbiamo fatto, chiamerei x più 1 t, allora t va tra 3 e 4, diventerebbe integrale del logaritmo di x tra 3 e 4. Però
supponiamo di voler fare dei parti come prima. Allora adesso questo 1, se faccio x logaritmo di x più 1 tra 1 e 3 meno integrale tra 1 e 3 di x fratto x più 1, la formula è giusta, ma non è molto come niente, perché quell'integrale là è comunque un po' più difficile da calcolare, devo scrivere come 1 meno 1, insomma devo fare più passaggi. Però nel integrale 1 la primitiva non è per forza una primitiva, non è per forza x, posso usare anche x più 1, no? E allora qua ci metto x più 1 e qua ci metto anche x più 1. Ah, qua va meglio perché qua viene 1, quindi alla fine mi viene x più 1 logaritmo di x più 1 valutato tra 3 e 1, poi integrale di 1 da 1 e 3 fa 2, o se preferite integrale di 1 fa x. Vabbè, poi vi scrivete i valori, fate la, calcolate le funzioni in 3, ci togliete le funzioni calcolate in 1. Da 2 a 3 o da 1 a 3? Ho sbagliato a copiare, ovviamente se devo correggere correggo questo di prima perché quelli di dopo sono 3. Ah, era solo per illustrare che qualche rara volta può convenire prendere la costante arbitraria non 0, cioè invece di cambiare qua o cambio variabile o faccio un altro modo, insomma comunque sono modi un po' più lunghi, invece se qua quando integro prendo x più invece che x, sono libero di fare e potrebbe convenire. Va bene. Quindi abbiamo fatto la formula di integrazione per parti. La formula di integrazione per parti in particolare ci serve per fare tutta per esempio supponiamo di avere un integrale di questo tipo, integrale di x quadro per 0 di x. Allora, questo, oppure un altro integrale di questo, per cui funziona questo metodo, è x quadro per e alla x. Allora qui avete una funzione che è questa qui, che se la integrale, diciamo la primitiva fa e alla x, a meno di una costante, mi rimane qua. Qua la primitiva fa meno coseno, però se la fate per esempio due volte o tre volte, meno coseno, meno seno, coseno, seno, quindi anche integrando non cambia la sostanza, semplicemente rimbalza tra seno e coseno che è più o meno. Allora proviamo a fare integrare per parti. Quale vorrò integrare? Questa. Quindi questa quando la vado a integrare non peggiora, lascia le cose sostanzialmente invariate. Questa invece la voglio derivare. Perché la voglio derivare? Perché derivando si abbassa, scompare. Quindi per esempio integro la seconda, quindi viene meno x quadro coseno x. Qua mi viene più integrale di 2x coseno x, no? Allora integrale della seconda, poi meno integrale della seconda derivata della prima. Proseguendo, vi applichiamo un'altra volta l'integrazione per parti, quindi meno x quadro coseno x. Qua adesso meno, no, più 2x
Asterix, ho integrato la seconda, meno stavolta 2 integrale di sen x dx. Questa volta ho integrato la seconda integrale di coseno fa seno e ho derivato la x, la derivata di x fa 1. Adesso l'integrale di seno fa meno coseno, quindi qua mi viene più 2 cosen x più cosano. Voi fate un'altra riga, non è che cancellate. Ok. Quindi vedete, un po' alla volta, utilizzando la procedura di integrazione per parti, un po' alla volta questa integrale si è dipanata. Allora, quando si è arrivati alla fine di un'integrale, non voglio sentire discorsi del tipo vabbè, ma è un errore di conto. Nel senso che il risultato al 99% non deve essere sbagliato. Perché? Cioè, ma ci sono tanti passaggi in cui posso aver sbagliato, certo, però alla fine prendi sta cosa, la derivi, derivata è facile da fare, e controlli che venga la funzione integrante. Allora deriviamo questa roba qui, la devo derivare. Allora, la derivata di coseno è meno seno, quindi viene x quadro sen x, poi viene meno 2x cosen x, poi qua da quest'altra parte, qua mi viene 2x cosen x, poi mi viene più 2 sen x meno 2 sen x e la derivata di c per 3. Adesso questo se ne va e mi rimane esattamente x quadro. Quindi questo mi conferma, ho fatto l'integrazione, ho fatto la derivata di questa, mi viene la funzione integranda e allora vuol dire che sta a posto. Questa è effettivamente una primitiva. Tutte le primitive differiscono almeno di una costante. Va bene? Andiamo a fare quest'altro. Qua invece di x quadro mettiamoci x, giusto per fare una cosa un po' diversa. Allora integro e alla x, viene e alla x per x, poi viene meno integrati alla x, perché e alla x l'ho integrato, x l'ho derivato, e quindi mi viene x e alla x meno e alla x. Anche adesso, se vado a derivare, quando vado a derivare qua mi viene la derivata di x fa 1 e alla x più x e alla x meno e alla x, questo se ne va e mi rimane x alla x. Dubbi? Perplessità? E abbiamo visto la regola di derivazione di integrazione per parti. So, io non ho capito la derivata, perché la derivata di meno x quadro è x. Allora, qua ho fatto, allora sto derivando questo, no? Allora ho fatto la derivata di invece di fare la derivata prima della seconda, ho fatto prima la derivata della seconda per la prima. La derivata di meno coseno fa seno. Come in questo caso, qua le ho scritte diciamo nell'ordine normale e quindi la prima si semplificava con la terza. Qua le ho fatte nell'ordine invertito e quindi la seconda mi si è semplificata con la terza. Ma la derivata di questa è meno 2x cosen x più x quadro sen x. Ho semplicemente scambiato i primi due pezzi. Le avevo fatto perché così i pezzi da semplificare si trovavano uno a fianco all'altro, ma solo per quello. Va bene? Ok. Allora io direi che possiamo interrompere qua. Ci vediamo tra un'oretta.